Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Stamattina i deputati assenti, abbiamo definiti ingiustificati, dovremmo avercelo un cartello, perché non erano ufficialmente in missione. Ti chiedo, Fabio, il ministro Giorgetti a un certo punto, e poi arriviamo a Giorgia Meloni, ma Giorgetti ad un certo punto ha detto non è un problema politico, ma ha aggiunto una cosa che ho trovato molto gustosa, perché ha detto i deputati o non sanno o non si rendono conto. E di cosa non si rendono conto, Fabio? Allora, calendario alla mano, scegliendosi 8 giorni lavorativi strategici, non andando al lavoro, si fanno 16 giorni di ferie. Quindi la moglie di Buccini è Cassazione. Cassazione, senso. Sì. E questa è una spiegazione congiunturale. Poi, come direbbero gli economisti, c'è anche una spiegazione strutturale. Attenzione, io sono convinto che di queste scene d'ora in avanti ne vedremo spesso. Perché? Ah. Abbiamo ridotto il numero dei parlamentari e 25 assenze sono numeri tosti. Certo. Anche perché è vero che la maggioranza è sempre la stessa, metà più uno, ma le persone non le puoi tagliare in due. Mi spiego. Se hai il 60% di un'assemblea con 10 persone, non può mancare nemmeno uno. Perché se manca una persona, non hai la maggioranza, perché la maggioranza è 6. Se invece hai il 60% di un'assemblea di 600 persone, hai 360 componenti. Puoi permetterti 59 assenze. Quindi, in questo Parlamento ridotto, noi ne vedremo spesso di situazioni adesso di questo però, tipo. Adesso però la domanda che vi faccio io...